Sicuramente in continuità con l'estate che è iniziata in maniera brillante, dopo Disco Diva è un altro importante momento che ha un target diverso perché con Disco Diva e Disco Music, quindi, però quest'anno abbiamo visto anche tanti giovani partecipare alla nostra ottava edizione. Quest'anno abbiamo avuto questa opportunità importante con una radio nazionale che è RDS, che ci ha proposto questa tappa del loro primo tour italiano, sono 5 tappe in Italia, quindi verrà da noi, siamo fortunati ad aver avuto l'opportunità di essere scelti da RDS. RDS Summer Festival è iniziato ai primi di luglio a Ostia, da noi saranno a fine luglio, precisamente venerdì, sabato e domenica 29, 30 e 31 luglio, in cui ci saranno due aree fondamentalmente. Un'area a mare, quindi nella spiaggia libera sottomonte ci sarà un Family Beach Village, quindi con tanti intrattenimenti, giochi e divertimento per famiglie e bambini, tanta musica, tanti gadget, quindi sarà un momento anche per far vivere la nostra spiaggia dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio. Poi si trasferirà nella zona sportiva, nella nostra area polisportiva, dove ci saranno 3 importanti concerti. Il 29 luglio avremo Rocco Hunt e Raff, il 30 luglio avremo Gazzelle e il 31 luglio chiudiamo questa rassegna con un altro ospite importante come Madame. Quindi vi invito tutti a venire a Gabice Mare quell'ultimo weekend di luglio per divertirsi e sentire della buona musica. È già partita la campagna di vendita di biglietti, avete dei riscontri su come sta andando? Sì, è già partita, naturalmente è RDS che gestisce tutta la campagna di vendita che si potrà avere sia sul sito del RDS Summer Festival che su Ticket One. I riscontri sono buoni, quindi ci auguriamo che si possa arrivare al sold out per quelle 3 sere. Ma vi invito, oltre ad sentire questi importanti concerti, anche a vivere la spiaggia di Gabice Mare il sabato 30 e la domenica 31.